partenopea, un periodo storico in cui soprattutto in quest'ultimo tempo c'è stata una grande rivalutazione. Ma veniamo al tuo libro, Traditi. Traditi, il titolo già ci dice qualcosa, no? Sì, questo terzo libro, diciamo, analizza un aspetto totalmente sconosciuto di quella che fu la Shoah, è la storia degli ebrei fascisti. Dico traditi perché rispetto agli ebrei, al resto della popolazione ebraica, loro furono traditi 3 volte. Oltre dallo Stato, furono traditi dal partito e da Mussolini, dal Duce, l'uomo nel quale si erano a lungo riconosciuti. Anche i protagonisti di questa mia storia, come centinaia di altri ebrei, erano fascisti. Diciamo subito, oggi la vediamo un po' come una contraddizione, ma allora, negli anni 20 e 30, non c'era nessuna contraddizione tra l'essere fascista e l'essere ebreo. Anche loro, i Procaccia, i protagonisti di questa mia storia che comincia in uno dei luoghi più conosciuti di questa città, che è Piazza della Borsa, si erano riconosciuti nel partito fascista, vi avevano aderito, avevano la testa, fino a quando le leggi razziali decisero che erano dei cittadini di serie B, quindi non avevano, tra i tanti diritti che perdevano, persero anche il diritto di essere fascisti e di Ecco, qualcuno li ha fuoritirata. chiamati fascisti imperfetti, però come tu giustamente dicevi poc'anzi, ci sono anche figure di un certo spessore di questa categoria di fascisti ebrei come Enrico Paolo Salem, podestà ebreo appunto di Trieste. E come hanno vissuto, ecco, come si viveva questa situazione di essere fascisti ed ebrei? Bene, hai toccato uno che alla fine ha avuto la fortuna di salvarsi perché certamente fu discriminato a causa delle leggi razziali, ma molti di questi ebrei che erano anche fascisti, come i Procaccia, ma il caso ritengo più famoso sia quello di Ettore Ovazza, uno dei fondatori, dei padri del fascismo, e loro, per loro purtroppo la storia si fermò negli anni 40, quando gli Ovazza furono ammazzati dai nazisti sul finire del 43, inizio del 44, mentre i Procaccia, come migliaia di altri ebrei italiani, non dimentichiamo che sono circa 6.000 gli ebrei italiani morti nei campi di sterminio nazisti, finirono in Polonia, precisamente ad Auschwitz, assieme a due bambini, due neonati, i nipotini di Amedeo Procaccia, che era anche lo Shamas, il custode della sinagoga di Napoli, e con questi due nipotini finirono ad Auschwitz, erano in tutte 9 persone, luogo dal quale non sono più tornati. Certo, tu racconti quindi una quarantina di vittime, un olocausto quindi di 40 vittime, soprattutto con bambini. E poi c'è la storia appunto di questa famiglia, il Procaccia padre, Amedeo, una sorta quindi di custode della sinagoga, il luogo simbolo di culto della comunità ebraica a Napoli, ma anche un fervente fascista come impostazione dottrinaria. Questa stessa militanza politica l'aveva trasmesso al figlio. Quindi il percorso che nasce, diciamo, negli anni del consenso al regime fascista, poi col 1938, anno in cui viene pubblicato appunto il Manifesto della razza e quindi l'adesione al patto d'acciaio con Hitler, quindi Mussolini appunto rivendica questa paternità anche del razzismo e quindi scatta la congiura nei confronti dei fascisti ebrei. Sì, certamente. Allora partiamo innanzitutto dal numero. Io sono riuscito a contarne sino ad oggi 40 le vittime napoletane della Shoah, ma certamente la ricerca non si può dire terminata, anche perché molti, per sfuggire alle leggi razziali, alle persecuzioni,
usarono falsi documenti, altri nomi, quindi potrebbero essercene altre persone. 40 certamente sono stati identificati attraverso i documenti ancora oggi conservati presso il Comune di Napoli. Ovviamente è una materia quindi questa che continuerà a essere oggetto di dibattiti, di interessi, di conferenze. È un filone questo quindi, come tu giustamente dicevi, ancora parzialmente inesplorato. Sì, certamente. E io ho cercato di avvicinare la Shoah, questo dramma, a quella che era la nostra realtà, insomma accorciare le distanze. Quando noi parliamo di Shoah, parliamo di luoghi che anche geograficamente sono lontani da noi, non solo nel tempo ma anche nello spazio. Parliamo di Auschwitz, la Polonia e tutto. Queste storie invece si svolgono sotto casa nostra e stanno a dimostrare quello che insomma Primo Levi ci diceva, che bisogna tenere alta la guardia, perché per far scattare dei corticircuiti della storia, come in realtà è stata la Shoah, non ci vuole assolutamente niente. Quindi bisogna vigilare, vigilare sulle coscienze, sensibilizzare, e questo è lo scopo anche dei miei lavori. La Shoah è passata anche per Napoli, non solo per la Polonia o i luoghi dello sterminio, di quelli che diciamo sono comunemente conosciuti come il luogo dello sterminio del popolo ebraico, ma sono passati anche per una città come Napoli. Attraverso quindi anche delle vittime, certo, innocenti. Ebbene, noi ringraziamo Nico Pirozzi, ospite di questa puntata di della rubrica di informazione libraria. Ripetiamo il suo ultimo lavoro, il terzo sulla Shoah napoletana, si chiama Traditi, una storia della Shoah napoletana, con prefazione di Enrico De Aglio, edito dalla casa editrice 100 autori. Grazie Nico della tua presenza e soprattutto in bocca al lupo per il futuro. Grazie.